Avrei bisogno del tuo aiuto. Penso di aver fatto arrabbiare Ryoma. Ah, è uno stolto se pensa che l'alleanza permetterà a Lord Yoshinobu di far parte della nuova amministrazione. Beh, dipende dalla tua prospettiva sulla faccenda. In realtà non c'è una scelta sbagliata. Ecco perché sono in difficoltà. Comunque sia, Ryoma è stato indispensabile nel condurci fin qui. Non è il momento di litigare. Continuerò a lavorare insieme a Satsuma. Quindi vorrei che tu tenessi d'occhio Ryoma. Poco fa ho incontrato Ryo vicino alla locanda Omi e le ho detto quello che ho detto a te. Ti prego, ho bisogno che tu e Ryo convinciate Ryoma per me. D'accordo? Ti trovo bene. Oh, salve. Lasciami indovinare. Per caso devi vedere Ryoma? Quando ha lasciato Ryoma alla locanda Omi, gli ho detto di non agire d'impulso, ma... ha detto che stava escogitando un piano infallibile, ma... chissà cosa ha in mente. Sono d'accordo. In ogni caso, non ci ascolterebbe. Dovrò solo pensare a tenerlo d'occhio. Ah, ci sono! E se gli portassimo qualcosa? Cosa gli farebbe piacere? Mi aiuti a cercare? Muoviamoci allora. Qual era il cibo che tanto ama mangiare? Ora che abbiamo un regalo per Ryoma, possiamo andare. Dovrebbe essere ancora alla locanda Omi. Venivano dalla locanda Omi? Vado a cercare aiuto. Tu, vai da Ryoma. Al lavoro, dunque. È ora. Ho una brutta sensazione. Così si fa.
Ecco i rinforzi. Questi criminali dovranno vedersela con me. Non devi esagerare. Aiuto! Faccia! Giusto. È venuta da me in cerca di aiuto. Anche se significa indebitarci con gli inglesi, non c'è scelta, dobbiamo farlo. Non disperarci. Thank you.
Devi ancora ripulire questo paese. Tu devi sopravvivere. Aveva una cattiva influenza su di te, ma ci ho pensato io alla fine. Arriva un mondo di tumulti e conflitti. Presto ti sveglierai. Ascolta, Shintaro è ferito. Dovresti aiutarlo. Preoccupati per te ora. Devi riprenderti. Che ne è del tuo sogno, grande quanto l'oceano? Il sogno... Sì, finalmente lo vedo. Il futuro della nostra grande nazione. Raduna tutte le persone capaci, a prescindere dalla classe sociale. Crea un Parlamento. E poi... Poi io viaggerò per il mondo, imparando il possibile. Se vuoi cambiare il mondo, devi iniziare da te stesso. Io conto su di te. Certo. Orio, fai il possibile. Sii d'aiuto. Ryoma! Ehi, aiutami a sollevarlo. Fa attenzione, tienilo stretto. Serve dell'acqua calda, tantissima. Credo che ci vorrà un po'. Fallo.
Potrebbe fare male, ma ce la puoi fare. Abbiamo fatto il possibile. Dobbiamo solo aspettare e pregare per un miracolo. Resteremo qui finché non si sveglierà. Tu, mettiti all'opera. Voglio che lo veda quando aprirà gli occhi. Mostragli il suo nuovo Giappone. Non sono necessarie delle battaglie epiche. Dobbiamo solo mostrargli la superiorità della nostra potenza. Infatti, noi abbiamo molti più uomini di loro. Iniziata la battaglia, si accorgeranno di certo del loro errore. Esatto, sono impaziente di negoziare la pace. Se la cosa si protrae, rischiamo di perdere contro le potenze straniere. Ho ottenuto il tuo rilascio, sii riconoscente. A causa tua, i negoziati si sono inaspriti notevolmente. Dunque, quelle armi che hai in vendita, le prendiamo tutte. Ho saputo di Ryoma. Quell'uomo aveva quel suo modo di fare. Era impossibile non fidarsi di lui quando entrava in azione. È una cosa buona, sia chiaro. Faceva sembrare tutto un po' più luminoso. Ecco perché speravo riuscisse a mettere d'accordo entrambe le parti di questa guerra. Ora che lui non c'è più, è come se il mondo fosse cambiato. La gente vuole il sangue. Un duro scontro sarà inevitabile. Quindi Ryoma è stato attaccato dall'artiglio di demone. Cosa rappresenta per te esattamente? Non si può sfuggire a uno scontro con una persona simile. Sono certo che lo sappia. È inevitabile. Mi chiedo se l'attacco a Ryoma fosse un suo malato tentativo di salvarti. So che un tempo faceva parte della Lama Velata, un gruppo che vuole vendicarsi dello shogunato. Immagino che voi due collaboraste. Per due persone che dovrebbero agire come una sola, la vita vi ha portato su vie diverse, vero? Comunque, ora capisco che il vostro legame è molto forte. Ma un giorno dovrei porre fine a tutto questo, tu e nessun altro. Il confronto tra lo shogunato e i due clan è già iniziato. Significa che l'artiglio di demone si mostrerà presto. Dobbiamo essere pronti a tutto. Lo facciamo anche per Ryoma. Fai ciò che devi fare. Alla prossima. Ah, sei tu. Come stai? Ryoma e anche Nagaoka.
andati. Non avrei dovuto mandare solo te. Dovevamo andare insieme. Se non avessi unito le forze dei Satsuma e dei Choshu, non saremmo arrivati fin qui. Ma temo che i Satsuma si siano dimostrati degli ingrati. Sai già cosa succede, presumo. Il tempo delle parole è finito. La guerra è inevitabile. Il Giappone non può cambiare se l'amministrazione rimane ai Tokugawa. Forse i nostri scopi non sono identici, ma visti i numeri della Shinsengumi, ci servono tutti gli alleati che possiamo radunare. Ti prego, aiutaci a combattere i Tokugawa. Certo, fai con calma e pensaci su. Noi saremo qui quando avrai deciso. Come stai? Lo saprai già, ma è giunto il momento di affrontare i ribelli. Anche se siamo più numerosi, non possiamo sottovalutare il nostro nemico. Ci siamo guardati le spalle a vicenda in battaglia. Il nostro legame è forte. Ecco perché te lo chiederò di nuovo. Ti prego, combatti al nostro fianco con la Shinsengumi! Certo, riflettici bene. Ci troverai qui a prepararci per la battaglia. Ah, sei tu. Come stai? Ti prego, aiutaci a combattere i Tokugawa. Grazie. Non lo dimenticherò di certo. Avrai un ruolo cruciale nella nostra strategia. Ti spiego brevemente il piano. Per battere un nemico più numeroso, ne va sconfitta la forza principale per abbatterne il morale. Vogliamo che assalti l'accampamento nemico principale. Una volta seminato il caos, l'artiglieria inglese finirà il lavoro. È la nostra occasione di cambiare il paese. Insieme, ora, al lavoro! Il mio nome è Jules Brunet. È un onore combattere con un samurai così tanto celebre. Ti stavamo aspettando. Io sono Kondo, della Shinsengumi. Le truppe Denshutai sono addestrate e pronte per la battaglia. Ascoltate! La corte imperiale ha decretato l'abolizione dello shogunato. Ora noi siamo i lealisti e i Tokugawa i ribelli! Ce l'abbiamo fatta! Sì! Siamo stati premiati! Noi abbiamo la virtù dalla nostra. I nostri nemici non sono che una caotica marmaglia. Alle armi! Yeah!
esercito rivoluzionario guidato dai clan Choshu e Satsuma si schierò contro le forze dello shogunato. Ebbe così inizio la guerra Boshin. Ciò che rappresentiamo.
Su, vai! Yep.
siamo? Dov'è il tuo spirito? Siamo assistati. Ritirato! Ritirato! Let's go!
molto grato per avermi dato l'occasione di sfidarti a me. Ci fermeremo, anche se dovesse costarci la vita! Sii testimone della nostra risolutezza! Peccato tu, le fiamme della guerra! Cazzo!
Enomoto sta arrivando in nave. Fuggite a Edo, ve ne prego. Mai. Se fuggo ora, lo shogunato è finito. Ma è esattamente ciò che sperano. Se doveste avere la peggio contro i nemici, la guerra distruggerà l'intera nazione. Lord Katamari, quando vuole. Arde in te il desiderio di vendetta. Lasciaci estinguere le fiamme. Non finisce qui. Il comandante nemico fugge! È il momento. I cieli ci hanno dato un'occasione. Le truppe dello Shogun stanno per ritirarsi. Facciamo vedere loro chi siamo davvero! Fuoco! Gondo, dovresti ritirarti. Occupati di Brunè. Rimarrò al tuo fianco. L'era della spada è finita. Ma io non posso vivere senza... Per noi vecchi samurai è la fine. Toshi, tu e gli altri diventerete i samurai di una nuova epoca. Ora, andate! Signor Brunè. Nonostante lo shogunato disponesse di più uomini, con la fuga dello shogun la sconfitta era alle porte. Rinvigorito dalla vittoria, l'esercito rivoluzionario iniziò a marciare su Edo. Dopo la sconfitta di Toba Fushimi, l'esercito allo sbando dello shogunato fuggì a Edo, sulla scia del proprio comandante. Incoraggiato dalla vittoria, l'esercito rivoluzionario si diresse a Edo per dare il colpo di grazia ai nemici.